Eccoci arrivati alla puntata natalizia di Numeri da Cuoco. Bene, ho pensato di proporvi qualcosa di semplice da realizzare e comunque molto molto molto, come dire, gustoso, direi di più, sfizioso. Un salame di cioccolato, ovviamente fondente, rivisitato con savoiardi, vedrete poi in ricetta, ed un aroma assolutamente invernale al centro. Realizzato come? Beh, scopriamolo insieme. Ingredienti per l'alberello: 200 g di cioccolato fondente, 200 g di savoiardi, 150 g di burro, 75 g di zucchero, 2 uova, 300 g di clementine, 2 cucchiaini di pectina. Inserite i savoiardi in un frullatore, tritateli finemente e teneteli in parte. Portate quasi a bollore dell'acqua in una pentola e fatevi sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Non appena liquefatto, togliete dal calore ed unite il burro a pezzetti e, mescolando, fatelo amalgamare bene. Unite a questo punto lo zucchero semolato e amalgamate senza scioglierlo completamente. Quindi unite le due uova, una alla volta, girando energicamente con una frusta. A questo punto il composto prenderà maggior consistenza. È arrivato il momento di aggiungere i savoiardi tritati, quindi mescolate delicatamente. Foderate uno stampo di silicone a semisfere con il composto di cioccolato e biscotti, lasciando vuoto il centro. Quindi portate in frigorifero per un'ora. Nel frattempo preparate la gelatina, sbucciate le clementine e ricavatene il succo. Per una maggior resa io preferisco sempre utilizzare l'estrattore. Versate il liquido ottenuto in un pentolino e portatelo quasi ad ebollizione, quindi scioglietevi all'interno la pectina. Una volta fredda ed addensata la gelatina, inseritela in un sac à poche e riempite il centro delle semisfere. Con l'impasto al cioccolato e una spatola francese, chiudete e completate le semisfere, in modo tale che la gelatina rimanga all'interno. Portate il tutto in un congelatore per un paio d'ore. Potete divertirvi ad utilizzare gli impasti eccedenti per creare delle decorazioni bicolore per il vostro dolce. Aiutandovi con l'apposito stampo in silicone, scrivete delle lettere con il gel al mandarino su base cioccolato. Ponete anche queste in congelatore e dopo 2 ore iniziate a sformare il tutto, sia le lettere che le semisfere. Disponete le lettere sulla tortiera. Unite le semisfere tra loro con un poco di impasto al cioccolato e componete l'albero. Mordendo scoprirete la bontà del mandarino puro, avvolta da una golosità irresistibile. Spero vi sia piaciuta la ricetta ed ora non mi rimane che augurarvi buone feste da parte mia e di tutto il team dei Numeri da Cuoco.